Il McDonald's. Tutti, almeno una volta nella vita, siamo andati a mangiare nella catena di fast food più famosa al mondo. Tornando indietro nel tempo, si può dire che fosse indirizzata ad un pubblico molto giovane. Avevamo Ronald McDonald e le aree giochi in tantissimi ristoranti. Un posto accogliente nel quale grandi e piccini potevano svagarsi e godersi il loro pasto. Con gli anni però le cose sono cambiate. I ristoranti hanno assunto un aspetto grigio, quasi serio e impostato, e Ronald McDonald sembra sparito nel nulla. Questo è accaduto a causa di persone e film che hanno messo in cattiva luce i clown. Si può tranquillamente notare che molti bambini, ma anche adulti e adolescenti, hanno sviluppato una vera e propria fobia dei clown. La mascotte del McDonald's è quindi stata costretta a ritirarsi, e in generale i ristoranti sono man mano diventati sempre più anonimi, almeno questa è la mia impressione. Ma negli anni sono anche accadute cose decisamente disturbanti dentro le mura di qualche ristorante. Dipendenti e clienti hanno raccontato sul web le loro esperienze inquietanti, e un po' come ho fatto nella serie più amata del canale, oggi vi racconterò queste storie così come sono state scritte, dal punto di vista di chi le ha vissute. Prima di iniziare, piccola parentesi per ricordarvi che ho aperto un canale tutto mio in cui vi racconto storie spaventose accadute realmente. Dateci un'occhiata e fatemi sapere cosa ne pensate. Ma ora mettetevi comodi e addentate il vostro McChicken. Queste sono le storie più disturbanti avvenute al McDonald's. Erano circa le 3 del mattino e mi stavo dirigendo al McDonald's locale in cui lavoravo. Dovevo fare apertura insieme ad uno dei miei manager preferiti lì dentro. Mi aveva detto di scriverle quando sarei arrivato, così mi avrebbe fatto entrare. Una volta arrivato al parcheggio, ho notato un uomo in piedi fuori dalla sua auto, nell'angolo più lontano della piazzola. Mi stava fissando in una maniera quasi minacciosa. Ah sì, stava diluviando, quindi non riuscivo a capire perché quel ragazzo non fosse seduto nella sua macchina, anziché lì fuori a prendere la pioggia. Ma comunque ho parcheggiato e ho scritto al manager di farmi entrare nel ristorante. Pochi secondi dopo era già lì ad aprirmi la porta. Mi sono avvicinato e mentre le davo il buongiorno mi ha bloccato a metà frase, prendendomi per il braccio, trascinandomi dentro e chiudendo la porta a chiave. Con uno sguardo preoccupato mi disse: «Hai visto quel ragazzo lì fuori?» Le ho detto di sì e abbiamo subito iniziato a preparare tutto il necessario per l'apertura. Mentre lavoravamo, mi disse che avrebbe controllato i video ripresi dalle videocamere di sorveglianza quella notte. Voleva assicurarsi che durante la chiusura non fosse successo nulla di strano. Pochi minuti dopo, mi chiamò nel suo ufficio. Mi fece guardare le registrazioni. A 00:47, l'uomo era già lì, in piedi, fuori dalla sua macchina. Andando avanti veloce, notammo che era rimasto lì per tutto quel tempo, ed era ancora lì alle 3:50. L'ora in cui guardammo la registrazione. A quel punto corsi nella sala principale e lo notai ancora lì, in piedi, fuori dall'auto. Pensai che stesse semplicemente aspettando l'apertura e che magari avesse qualche sorta di problema. Continuai quindi a fare il mio lavoro abbastanza tranquillamente, fino a quando non sono stato bruscamente interrotto da qualcuno che bussava alla porta d'ingresso. Mi avvicinai e notai una figura proprio fuori dalla porta. Era lui. Urlai che eravamo chiusi e che sarebbe dovuto tornare più tardi. Non prestò attenzione alle mie parole e continuò a bussare alla porta. Me ne andai credendo che stesse solo facendo lo stronzo, ma all'improvviso sentii un forte rumore provenire dalla sala. Tornai lì quindi e vidi che la porta di vetro d'ingresso era stata spaccata e l'uomo stava entrando. Urlai e corsi subito verso il manager dicendole che dovevamo immediatamente uscire dalla porta sul retro. Facemmo esattamente così, scappando il più in fretta possibile per chiamare la polizia. Circa 15 minuti dopo arrivarono degli agenti, entrarono nel ristorante e uscirono subito dopo con un uomo in manette. Ci dissero che si stava nascondendo nell'armadio degli addetti alle pulizie e in mano aveva un grosso coltello. Questa era la mia storia. È la ragione per cui non lavorerò mai più al turno di apertura. Mi chiamo Monica e l'altra sera ho fatto il turno di notte nel McDonald's in cui lavoro. Ho dovuto sostituire la mia amica Chiara che si era sentita male. Quel turno è stato probabilmente il più terrificante che io abbia mai fatto. Non c'era nessuno intorno alle 23, quindi il manager mi chiese di spazzare il pavimento. Poco dopo, però, entrò un cliente. Sembrava un po' rude, aveva un aspetto poco curato, era calvo, indossava sandali,
occhiali, e i suoi vestiti erano semplicemente sporchi. Andai alla cassa per prendere il suo ordine e mi chiese semplicemente un caffè grande. Gli consegnai la sua bevanda e lo salutai, al che mi sorrise. Tornai quindi a spazzare il pavimento e ovviamente dovetti avvicinarmi al tavolo in cui era seduto. Una volta lì si girò verso di me e disse: «Sei molto bella». Gli sorrisi e lo ringraziai, ma continuò: «Posso accompagnarti a casa quando finisci il turno?» Gli dissi di no, ovviamente, inventando la scusa di avere già un passaggio. Si è velocemente trasformato da un uomo tranquillo a un totale stronzo inquietante. Mi chiese quindi: «A che ora stacchi?» Gli dissi che non ero autorizzata a dargli quelle informazioni, al che prese il suo caffè e uscì dal ristorante. La notte successiva, io e Chiara abbiamo lavorato insieme ad un altro collega e amico, Jack. Dissi a Chiara dello strano uomo della notte precedente e fece una faccia strana. Jack subito arrivò e mi disse: «Monica, va tutto bene?» A quel punto gli raccontai di quell'uomo e mi guardò terrorizzato. Ciò che mi disse mi fece venire i brividi. «Quell'uomo ha chiamato poco fa e mi ha chiesto di te». Per qualche assurda coincidenza, poco dopo lo vidi entrare nel ristorante. Era ancora lui, l'uomo della sera prima. Chiara sbiancò e Jack rimase a bocca aperta. Riluttante, andai comunque a prendere il suo ordine. Dissi: «Ciao, posso portarti qualcosa?» E lui: «No, ma io posso portarti a casa». A questo punto Jack intervenne, dicendo che non sarei andata da nessuna parte con lui, e minacciando che se non se ne fosse andato, avrebbe chiamato la polizia. Il manager però si incazzò con Jack per aver lasciato il suo posto, e a fine turno chiese a me di andare fuori a buttare la spazzatura. Avevo paura. Jack, d'altra parte, era incazzato perché il manager chiese a me di uscire da sola quando avrebbe potuto chiederlo a lui, e infatti alla fine si propose per andare lui, e così fece. Quando tornò, corse verso di me agitato, mi prese in disparte e disse: «Quell'uomo ti stava aspettando nel suo camion, insieme ad almeno altri 5 tizi lì dentro». Il terrore mi travolse. Mi venne addirittura mal di pancia a sentire quelle parole. Jack quindi informò il manager della situazione, ma stronza com'era rispose solo: «Non farà male a nessuno, tornate a lavorare». Il mattino successivo io e Jack eravamo di nuovo in turno insieme. Durante il servizio, un'altra mia collega, Taylor, mi disse che l'uomo era passato di nuovo al ristorante e le aveva chiesto che orari facessi, perché sarebbe tornato per me quel giorno. Lei non rispose, ma alla fine l'uomo si ripresentò. Appena lo vidi, mi si gelò il sangue. Rimasi paralizzata. Jack però, dato che era davvero un buon amico, iniziò a minacciarlo di chiamare la polizia, dicendo di andarsene e non tornare mai più. A causa del suo intervento, venne licenziato. Ho pianto così tanto quando ha perso il lavoro per proteggermi. Era brividivo al pensiero che non ci sarebbe più stato lui nel caso qualcosa del genere fosse capitato di nuovo. Per fortuna, non rividi mai più quell'uomo. Alla fine, anche io e Chiara ci licenziammo. E adesso io, Chiara e Jack viviamo nello stesso condominio e lavoriamo tutti e tre in un alimentari. Non so cosa mi sarebbe potuto accadere quella notte se avessi portato fuori la spazzatura da sola. Lavoro in un McDonald's a circa 10 km fuori dal centro di Manchester, in Inghilterra. Stavo facendo il turno di notte un giovedì, che sarebbe durato fino alle 3 del mattino. L'ho odiato, cazzo. Una sola pausa di 45 minuti per un turno di 10 ore. Scherzando, dissi a uno dei miei colleghi che speravo succedesse qualcosa, in modo da poter chiudere prima. Erano circa le 23:30. All'improvviso, in quel lento e noioso turno, entrarono degli adolescenti maleducati che si sedettero a un tavolo senza comprare nulla. Chiedemmo loro di andarsene gentilmente, ma la risposta fu un bel vaffanculo. Comunque se ne andarono senza causare troppi problemi. O almeno questo è quello che pensavo. A quanto pare era stata chiamata la polizia. Forse da un mio collega, non ne sono sicuro. Alcuni agenti entrarono subito nel ristorante per darci una notizia agghiacciante. Quei ragazzi, nel parcheggio del ristorante, avevano aggredito un uomo che stava salendo in macchina con il suo cibo e gli avevano tagliato la gola. Sì, avete sentito bene. Rimasi scioccato a quelle parole, ma a quanto pare per qualcuno non era nulla di così grave, dato che il McDonald's venne chiuso per sole 3 ore. Così poco tempo, nonostante per terra nel parcheggio ci fosse ancora del sangue. Non so se quell'uomo sia sopravvissuto, ma suppongo di no, e per quanto ne so i colpevoli non sono mai stati catturati.
Ai colleghi che non erano presenti quella notte, non è mai stato detto chiaramente cos'è successo. Io però non dimenticherò mai la sensazione di terrore e impotenza che provai scoprendo di aver parlato con degli assassini. Ci sono tante altre storie del genere accadute a clienti o dipendenti del McDonald's, ma ritengo che quelle che vi ho appena raccontato siano le più spaventose e al tempo stesso possibilissime. Queste non sono storie che fanno perdere il sonno dalla paura, ma credo che lascino comunque un senso di angoscia se ci si ferma a pensare. Sono vicende che potrebbero accadere a chiunque, in qualsiasi momento, anche in un fast food, come il McDonald's. E sapendo che sono già capitate a qualcuno, potrebbero capitare anche a te o a me. E pensarci, cavolo, sì che fa venire i brividi. Ragazzi, io come al solito spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Fatemi sapere quale di queste storie non vorreste mai accadesse a voi. E anche oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.